L'istituto penitenziario di Via Gioberti a Sala Consilina resta chiuso, eppure c'è una sentenza del Consiglio di Stato che nel 2016 ha annullato il provvedimento di chiusura disposta nel 2015 dall'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando. C'è un'ipotesi progettuale per l'ampliamento della struttura senza costi per lo Stato, accollandosi il Comune tutte le spese pari a 220.000 euro. Ci sono le criticità legate al sovraffollamento delle carceri che chiedono di essere risolte con urgenza. Nulla però si muove. A lamentare tale situazione l'avvocato Angelo Paladino, presidente dell'UGC locale, che ieri ha tenuto una conferenza stampa sul tema la riapertura del Tribunale e delle carceri tra speranza, illusioni e inerzia, e attribuisce all'inerzia colpevole delle amministrazioni comunali interessate da tale spoliazione la mancanza di buone nuove per l'istituto penitenziario salese. Dopo la sentenza a noi favorevole dal Consiglio di Stato non abbiamo fatto più nulla, non abbiamo fatto pressing sul Ministero, non abbiamo ottenuto a livello parlamentare, noi abbiamo un parlamentare qua che è il senatore Castiello, che fa parte delle forze di governo sia nel primo governo Conte che nel secondo governo Conte, c'è un ministro che è il ministro Bonafede, non l'abbiamo contattato, non abbiamo notizia di nulla. In più c'è una condizione che ci favorirebbe, cioè quella di un sovraffollamento delle carceri in Campania, c'è una relazione di Ciambriello, che è l'autore del garante dei diritti dei detenuti, che dice che c'è un sovraffollamento del 133,9%, sia a Furni che a Poggioreale, tutta la regione Campania c'è un sovraffollamento. C'è un aumento dei suicidi, sia purtroppo suicidi che interessano sia i detenuti, sia le stesse agenti di custodia. Beh, è un momento a noi favorevole se per ripigliare il funzionamento di questa struttura carceraria. E anche qui vedo molta inerzia da parte del Comune, dei comuni, perché il problema non è solo del Comune di Sala Consilina, e di tutti i comuni del comprensorio, che non comprendono che la perdita di queste due strutture ha comportato una diminuzione di reddito pro capite notevole, una perdita di risorse pari a milioni di euro, e ha compromesso l'economia di un territorio, a parte la perdita di un servizio istituzionale come quello del Tribunale e delle carceri, che mi pare che sono segni di civiltà. Anche qui speranze ci sono, illusioni se non ci muoviamo, però io registro inerzia, che è un'inerzia colpevole da parte delle amministrazioni.